ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Ormai è un testa a testa Zeman Colombo. Per sapere chi sarà il prossimo allenatore del Pescara bisognerà attendere altre 48 ore, più o meno il tempo che si è preso l'ex allenatore del Monopoli, protagonista quest'anno in Puglia, dove ha portato una squadra non certo titolata a disputare i playoff promozione. Le stesse che serviranno a Zeman, anche lui protagonista nel girone C della Lega Pro con il Foggia, con un manipolo di giovani per avere un quadro più chiaro della situazione su quello che sarà il nuovo Pescara e anche il nuovo Foggia, con il quale al momento l'allenatore boemo ha chiuso il vecchio rapporto per incompatibilità con il presidente Nicola Canonico, che potrebbe però anche lui, come Sebastiani a Pescara, passare la mano. In quel caso l'addio di Zeman da Foggia non sarebbe così definitivo come invece lui stesso ha annunciato nei giorni scorsi, ed aver lasciato la città da solo e con una valigia come testimonia la foto diventata poi virale sul web. Certi amori non finiscono e per l'allenatore boemo si ripropongono ora due situazioni allo specchio, con le due società nelle quali ha fatto meglio, Pescara in primis. È al lavoro dell'Icarri, direttore sportivo in pectore, per portare a Pescara uno dei due tra Colombo e Zeman. Per quest'ultimo sarebbe la terza volta in riva all'Adriatico, mentre per Colombo si tratterebbe di un esordio, ma anche sulle tracce dell'allenatore lombardo ex Reggiana, sul Tirol, Vicenza e Monopoli ci sono altre compagini, tra queste l'Ascoli, che ha appena rotto il suo rapporto con Sottil. Intrecci normali nel calciomercato che dipenderanno anche dalle garanzie che il Pescara saprà dare al nuovo tecnico in un momento molto delicato per la società biancazzurra, in attesa dell'ingresso di nuovi soci con la cordata italo-australiana dietro l'angolo e due o tre giocatori da confermare per la prossima stagione. Il primo, il promettente giovanissimo delle Monache, già passato alla Samp, che però dovrebbe rimanere in prestito con un incentivo su vendite future al Pescara.